tutti, sono Lilli Meraviglia e questo finalmente è il video in cui rispondo alle domande che mi avete fatto su Instagram. Vi ho chiesto di farvi delle domande a cui rispondere e finalmente adesso rispondo. Sono stata finita a vedermi dei video di Carlita Dolce, non so neanche perché sinceramente non me ne frega un cazzo di quello che dice, però vabbè, mo vedo. Avete presente quando tipo state a fare qualcosa però volete un sottofondo, non lo so, ho messo Carlita Dolce, ma neanche di verga. Allora, me ne avete fatto un bordello, una cifra, ovviamente non riuscirò a rispondere a tutti i 1000 commenti, però farò del mio meglio. Iniziamo subito. Che ne pensi del numero crescente di ragazze che cercano di imitare Carlo Conti sbagliando volutamente il tono del fondotinta? Io penso che sono delle poser, perché cioè diciamoci, se vogliono realmente assomigliare a Carlo Conti non è che devi metterti un po' di terra. Carlo non si limita a quello, Carlo va appositamente a farsi le lampade ed è questo lo spirito giusto, quindi penso che sono poser. La nota disciplinare più bella che tu abbia mai ricevuto? Ti adoro. Allora, grazie. E poi allora, l'unica che mi viene in mente è che tipo quando stavo in primo, visto che io faccio il liceo artistico, stavo facendo la pittura così e ci stava il bicchiere d'acqua dove uno puliva i pennelli. Io ho detto a uno: senti, ti do 2 euro se te lo bevi. E lui se lo stava a bere. Allora, ma io scherzavo. Allora tipo in 50 mi ho fatto nooo! E il professore ci ha messo la nota perché abbiamo urlato. Qual è la domanda che nessuno ti ha mai fatto e vorresti che ti facessero? Credo che sia: ehi, ciao, li vorresti 3000 euro così perché sei bellissima? Più in là, vorresti scrivere un libro sulla tua vita prima di YouTube o anche altro? Se la mia YouTuber preferisce, baci, grazie. Comunque, un libro... no, no, non voglio scrivere un libro, non voglio entrare nel club di chi scrive un libro pur non sapendo scrivere libri. Però mi piacerebbe fare un libro, che in realtà è un libro solo perché si apre alle pagine, però non con dentro la storia della mia vita, perché sinceramente sti cazzi, ma tipo i miei disegni, tutti i miei disegni raccolti in un libro. Secondo me sarebbe carino, però tanto chi so compra. Però cioè scrivere proprio un libro no. Ci racconti il tuo ultimo sogno strano? Cioè regà, no, questo ci sono rimasta troppo male, perché ieri ho sognato che stavo a New York e avevo una camera dell'albergo in cima al grattacielo, tipo l'attico c'avevo, e c'era sta camera con tutto un terrazzo gigante e stava tramontando il sole, quindi era tutto rosa e si vedeva tipo la Statua della Libertà là, ed era tutto rosa, era bellissimo. Stavo tipo su un divano là sul terrazzo così, oh, però poi mi sono svegliata. Vi giuro, sembrava così vero, ci sono rimasta così male. Fino a un mese fa avevo la Francia corta come la tua, ma ora arriva l'estate e sa, vado a mare e non saprei come gestirla. Tu come sei trovata? Poi yes, vorrei farmi i capelli rosa. Allora, i capelli rosa fateli. La francetta corta non lo so, perché sta di fatto che io non vado al mare, quindi questo problema non mi si pone. Se avessi tra le mani il libro del racconto della storia della tua vita, leggeresti il finale? Sei favolosa, grazie. Comunque sì, credo di sì, perché se me lo metti davanti che fai? Non lo guardi. Non me lo metti davanti così non ci penso proprio. Però sì, se me lo dovessi se ti ritrovi davanti leggere il finale, così magari potrei anche cambiarlo. Però se è scritto là non potrei cambiarlo. Beh, almeno so cosa mi succede. Se magari è qualcosa di orribile posso, non lo so, no, non lo so, sì, lo leggerei. Se incontrassi Carlo Conti cosa gli diresti? Allora, innanzitutto gli direi: Carlo, ti amo. Poi gli direi: oddio, c'ho la mollettina con la tua faccia, guarda, e gli farei vedere la foto. Poi direi: guarda, mi ha pure salutato in un video. Che sì, Carlo Conti mi ha salutato in un video, perché una di voi l'ha incontrato al ristorante e ha detto: wow, saluta Lilli Meraviglia. Oddio, sì, c'è il video di Carlo Conti che dice: ciao Lilli Meraviglia, adoro. Ciao Lilli Meraviglia. E poi dopo direi: Carlo, ti prego, facciamoci una foto. Poi la pubblicherei su Facebook e su Instagram e ovunque, dire: Carlo Conti! O forse tipo nuova immagine del profilo. Hai avuto problemi con le S? Dai, yes, lo so che abbiamo avuto i nostri problemi, però cioè non fa così, perché alla fine non tutti i mali vengono per nuocere, posso uscire. Ma quanto sono simpatica! Ma che vuol dire ho avuto problemi con la S? Ma che problemi devo avere? Problemi d'amore? Sì, io e la S ci siamo lasciati. Hai fatto un video ma poi ti sei accorta che non stavi registrando e hai dovuto iniziare tutto da capo? Ti adoro Olivia, grazie. Comunque no, però molto spesso mi succede che io inizio a registrare, faccio il video, poi mi accorgo che non era messo a fuoco, quindi e lo rifaccio il giorno dopo. Ed è successo anche con questo video. Tipo, questo video in realtà l'avevo fatto una settimana fa, però mi ero troppo arrabbiata perché non era messo a fuoco. Ho dovuto calmarmi un attimo, avere un po' di tempo per riflettere e poi eccomi qui. Cosa ti ha spinto ad aprire un canale YouTube? Cosa vorresti fare dopo le superiori? Un bacione lì, sei troppo simpatia, grazie. Niente mi ha spinto ad aprire un canale di YouTube, perché se voi vedete, io questo canale YouTube ce l'ho tipo da 5 anni, cioè non è che un giorno poi ho fatto: oh, mo inizio a fare YouTube. Io facevo i video e li pubblicavo su YouTube perché non sapevo dove altro metterli, cioè sinceramente non me ne fregava niente. Però
Però poi dopo ho iniziato a farli, ho iniziato a avere i fan, ho detto vabbè, famo sta cosa, così, quindi cioè nessuno mi ha spinto, non, niente mi ha spinto, la noia forse, la noia. Cosa vorrei fare dopo le superiori? Non lo so, vorrei fare una scuola di grafica. Ti faresti una lampada con Carlo Conti o sposeresti un alieno? Questo è difficile perché diciamo, nella prima opzione ho la possibilità di incontrare Carlo, il grandissimo Carlo, però sta di fatto che io odio le lampade, cioè a me piace avere la pelle bianca, quindi direi che non fa per me. Però anche sposare un alieno, cioè a che pro? Non voglio avere tipo un marito verde appiccicoso per tutto il giorno. E poi dai, ho già lui, che me ne faccio di un altro, non ti tradirò mai, alieno meraviglio. Quindi non saprei proprio come rispondere a questa domanda, mi dispiace. Qual è la pubblicità che più adori e quella che proprio non sopporti? Quella che più adoro, che mi è rimasta proprio nella mente, è quella là di quella che fa: io non sono tuo padre, io sono tua madre. Quella là: io non sono tuo figlio, sono una marionetta. Io quanto mi piaceva quella pubblicità, me la vedevo sempre, troppo bella, troppo bella. Quella che di più forse è quella del fondotinta, che per fortuna non fanno più, quella che faceva tipo cushion tap tap, bastano pochi tap tap, basta dire tap tap. Siamo due fazioni al mondo, te alla pesca o te al limone? PS, ti adoro, grazie. Io veramente sono sempre stata in mezzo a queste risse, faide, amicizie rotte tra no, meglio limone o meglio pesca. A me sinceramente non me ne frega un cazzo, basta che te. Anzi, io sono, mi sento ogni volta che mi chiedono limone o pesca, io vado in difficoltà perché non so assolutamente cosa scegliere, ma non perché non lo so, è uguale, fai quello che ti pare. Infatti tipo al McDonald's dico: cosa senti, fai te, non me ne frega niente. Però l'estate è solo al limone. Leggici l'ultimo messaggio che hai inviato. Più che messaggio, ho inviato questa fotoscena. Vorresti che un giorno la tua trota canterina iniziasse a parlarti al posto che cantare? Oh mio Dio, no. Cioè nel senso, io l'ho comprata solo perché canta quelle canzoncine, e anche perché è una trota ovviamente. Oddio, adesso voglio troppo sentirla. Sai dire 33 trentini entrarono a 30 tutti e 33 trottrellando? Sì. E so dire anche: se l'arcivescovo di Costantinopoli si dice arcivescovi scostantinopolizzasse, tu ti arcivescovi scostantinopolizzeresti? A cosa serve l'hashtag? Io non lo so, però tutti di quando dicono fatemi queste domande, mettete l'hashtag Asco Maurizio Costanzo, e tutti mettono questi hashtag. Allora ho detto, pure io voglio entrare al club dei youtuber seri qua, quindi. Hai mai pensato di cavalcare Maio? A volte mi ci siedo, però ovviamente per finta, cioè appoggio solo il mio culo su di lei e faccio: Maio, come sei comoda? Per fortuna non sa parlare, sennò cosa mi direbbe? Per oggi basta, perché sono veramente troppe. Ho letto di tantissime persone che mi hanno scritto: mi saluti, ti prego, ti seguo da una cifra, mi saluti. Se mi seguite da una cifra dovreste sapere che io non saluto nessuno nei video, ma non perché sono una brutta stronza, ma perché se me lo chiedete in così tanti, io che posso stare 20 minuti a fare ciao 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 Mario, ciao Luca, no, non mi sembra il caso. E poi o tutti o nessuno, e non farò mai tutti, quindi nessuno, quindi vi prego, basta chiedermi. Volevo annunciarvi il fatto che, come vi ho già detto, mi stanno chiedendo collaborazioni a manetta. Io le sto praticamente accettando tutte, perché comunque roba gratis, cioè dammela subito. A parte tipo uno che, un sito che faceva tipo i collage e vuole una collaborazione, ma che vuoi? Un sito che fa tipo i collage su internet, ma che mi frega? E sto cercando di prenderli da questi siti cose anche per voi, sempre se mi arrivano ovviamente. E niente, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, grazie per i 70.000 iscritti e ciao!